vi posso fare una domanda, ragazzi? Anche due. Anche due. Vi vedo ben attrezzati. Siamo ben attrezzati, sì, sì, grazie. Stiamo facendo un video su Ustica. Ustica, Ustica. Due volte che venite a Ustica? Sì. Allora, in quest'isola il Regno d'Italia aveva creato un confino e quindi qua è stato confinato Gramsci, Nello Rosselli. No, ecco, diciamo che io mi ci metterei da solo al confino. Ma... Sì. La tua storia sull'isola quando comincia? Con mio nonno, una novantina d'anni fa, si innamorò del posto, ha costruito due alberghi, dei locali. È stato podestà di quest'isola? È stato podestà di quest'isola prima della guerra. Ecco l'amico mio. Ah, wow. Maurizio. Ciao. Piacere. Io lavoravo col nonno che si chiamava Ercole, io mi chiamo Giovanni. 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 Lavoravi col nonno? Sì, ho fatto l'albergo io, questa azzurra, l'ho fatto io col nonno. Fu poi di tutti questi posti l'architetto, eh? Cioè l'ideatore, il progettatore di tutti i particolari dell'ultimo anche soprammobile che metteva, sceglieva tutto lui. Una villa fatta a nave. Sì, questo fu pure una sua ideazione. Fu la prima casa, diciamo, da villeggiatura costruita a Ustica. Infatti nella memoria degli usticesi viene chiamata come la villa. Ma chi ci veniva qua a Ustica? Qui ci venivano tutti i pezzi grossi. Cioè? Una volta, ora finito. Arrivando da Andreotti a finire al più piccolo del mondo. Hai in mente i libri Guareschi, Don Camillo e Peppone. Qua c'è ancora lo scontro politico fondamentale tra due fazioni. Comunisti, sì, e cristiani. Esatto. Gramsci c'è stato poco, Gramsci c'è stato poco, però secondo gli abitanti... quel periodo è quello che ha lasciato più tracce su quest'isola. Perché i confinati si sono inseriti nel tessuto cittadino. Hanno fatto paesano, famiglia. Sì, hanno fatto famiglia, hanno avuto delle storie con delle usticesi, sono nati sicuramente dei figli. Ufficiali e non. Ufficiali e non, ma noi nulla. Non commentiamo nulla di tutto il genere. Non sappiamo niente. Non sappiamo, d'altronde in Sicilia siamo. E quindi? Niente saggio. No. Il macellaio è un personaggio. Innanzitutto è l'unico macellaio, cioè l'unico carneziere. La carne puoi comprare solo da lui, quindi lo vai a trovare e più che altro lo devi chiacchierare, quello che lui ha da raccontarti. Insomma, non è una bottega dove si compra la carne. E Gramsci è venuto qua, non è stato tanto ad Ustica, in due mesi. C'è stato un periodo, dice, che mio nonno mi diceva c'erano 3.500-4.000 persone. 4.000 persone? Sì, morivano di fame pure. E nelle due fazioni lui è il macellaio e il comunista. Ma guarda, basta che entri, ti rendi conto da tutte le vignette, le cose esposte che, diciamo, la tendenza è sicuramente là. Anche oltre. La carne buona a chi la dai? Quelli di Rifondazione. Anche Ercole se la mangia la carne buona. E non è di Rifondazione. E non è di Rifondazione. Proprio, no. Affatto. E quindi per me è malinconica, anche perché siamo arrivati in un periodo dove Ustica non gode più del turismo sfrenato che c'era negli anni 60, diciamo. Lì solo dovrebbe andare sulla natura, perché non è che abbiamo molto da offrire. Il mare, è bellissimo. Il bike sharing, eccolo qua. No, fantastico. Del Faro, fermata il Faro, cioè guarda che roba. Come dice, prendo la bici al Faro. Eccolo là, Faro. Come l'hai vista cambiare quest'isola? Come l'Italia, secondo te l'Italia com'è? Non com'è, in peggio. Non lo vede come siamo combinati. Siamo un popolo di ladri. Per esempio il fatto dell'immondizia è un problema molto grosso. In un'isola di 1.000 persone non dovrebbe esistere. Si dovrebbe riciclare, Pulita tutta. Che cosa? L'isola. Questa l'hanno pulita i ragazzi di Ustica, noi. Questa è la targa. La targa Gramsci. Sì. Pensa ora all'assurdità. Questi mezzi partono, questi due che sono qua a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro, e sino alla settimana scorsa partivano alla stessa ora, alle 2:30.
che spreco di denaro pubblico, ce n'è uno che parte con 15 persone e l'altro con 20. 2 mesi intensi, diciamo. Quel periodo è quello che ha lasciato più tracce su quest'isola. Sì, pare di sì. Cosa dovevo dire? Un cazzo! Devi stare zitto! Mica, io sono morto, ragazzi. Questa salita mi ha mandato in acido completamente. Tutto. Quanti anni avessi visto allora? Mi viene da ridere con questa cosa. Via della confusione. Fantastica via della confusione. Perché? Che confusione sarà perché ti amo. Questa la tagliamo. Questa la tagliamo. You should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland whisper low. Kiss me sweet and we'll go flying high and bird. Anzi, facciamo un nulo eterosessuale. Dai, facciamo un nulo eterosessuale.